Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta, se ancora non mi conoscete, e oggi andrò a registrare uno dei video che più amate sul mio canale, quindi un video haul. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così da non perdervi nessun nuovo video, perché pubblico un video ogni mercoledì, ma ogni tanto ne esce anche qualcuno in più. Quindi direi di cominciare subito. L'altro giorno sono andata a Monza e sono andata da Norghi. Norghi è un negozio che purtroppo c'è solo a Monza, però finalmente ha aperto anche il negozio online, quindi il sito web, così che potete acquistare anche online. Io è un negozio che adoro particolarmente, anche se questa volta ho comprato solo un capo d'abbigliamento, perché c'erano ancora i saldi e quindi non era rimasto poi chissà che cosa e non c'era neanche la mia taglia. Però ho comprato un maglione super bello, che è questo maglione qua, che è di un rosa secondo me super super top, perché non è né fucsia né rosa cipria, è una via di mezzo che mi piace tantissimo, un colore che sto amando ultimamente e poi ho fatto l'affare del secolo. Anziché 49 euro l'ho pagato 14,50 euro, quindi sono stracontenta del mio acquisto. E se volete vedere come lo indosso, vi suggerisco di cominciare a seguirmi anche su Instagram. Mi chiamo Carlotta Colo perché ho iniziato un progetto con una ragazza che potete trovare sotto il nome di Scarlett o AC.ai, comunque ve li lascio scritti qua sotto, appariranno. E dove praticamente abbiamo fotografato dei look, così che posso coinvolgervi anche in questo aspetto della mia vita. Poi, sempre da Norghi, ho comprato anche questa cassa, che secondo me è una bomba. Allora, il mio ragazzo adora tantissimo i bulldog, io meno, però devo dire la verità che questa cassa mi piaceva un sacco e non potevo non comprarla. Ovviamente di questo non vi dirò il prezzo, mi spiace, però è un regalo. Comunque, se volete andare a cercarlo, il sito qua è American Jewel, perché da Norghi non ce n'erano più e sono finite anche nello store online. E ve la faccio vedere, senza romperla magari, dato che poi gliela devo regalare. Questa è la cassa. Cioè, secondo me, anche solo a livello di arredamento è fantastica. Il suono esce da dietro la nuca del cane e dagli occhiali. Non ho ancora capito bene come funziona perché non l'ho ancora accesa. Comunque c'è sia un cavetto che da quello che ho letto dovrebbe andare anche a pile, in modo tale che ve la potete portare in giro e funziona per un tot di tempo. Si collega sia iPhone che Android e niente. Poi, sempre a Monza, sono andata in questo negozio qua, non so se si legge. Comunque il negozio è 9,25 ed è un negozio che io adoro tantissimo. Vende però accessori, quindi anelli, collane e bracciali. Questi due anelli che mi vedete sempre sono appunto di questo marchio e sono bellissimi. Sono fatti tutti completamente in argento, infatti all'interno comunque c'è l'incisione appunto 9,25 e ce li ho da 2 anni su, sempre al mare, in piscina, ovunque, non si sono mai mai rovinati. Quindi ho deciso di comprare un altro anello da mettere qua perché mi sembrava ci fosse tipo un buco. E ho comprato questo anellino qui. Non so se riuscite a vederlo. Sembra quasi un piercing al naso, però secondo me sul dito è molto molto carino. Questo è l'effetto. Tra l'altro ha lo stesso colore delle bruniture degli altri due anelli, quindi secondo me si sta benissimo, anzi degli altri tre anelli, perché questo è di Pandora, questo qua piccolino, e anche lui all'interno è più scuro. E niente, mi piace tantissimo. Vi consiglio un sacco di andare a vedere sul sito perché fa anelli sia da uomo che da donna, bracciali uomo-donna, e anche per un regalo, non so, un compleanno, qualcosa. Questo ad esempio costa 18 euro, che è pochissimo per un anello. E boh, sono fantastici. Questi ovviamente costano di più, però
Però comunque considerate che c'è una lavorazione perché l'argento è tutto puntinato, all'interno appunto c'è una brunitura, quindi sono anelli un po' più sofisticati, mettiamola così. Però per un regalo, sia un regalino che un regalo importante, secondo me è un bellissimo negozio. Allora, il mio telefono si era praticamente scaricato del tutto, quindi l'ho caricato un minimo. Se si è spostata un po' le quadrature per questo. E niente, continuiamo un po' più velocemente, se no si spegne. E in questo sacchettino invece ho dei regali che mi ha portato la mia amica da Edimburgo, ciao Noè, e mi ha portato questo shampoo a secco della Batiste, che io ho la versione normale, quella che vendono in Italia, che mi ha consigliato lei, tra l'altro anche quella, e mi ha portato questo qua alla rosa, Rose Gold si chiama. E niente, non vedo l'ora di provarlo. Poi mi ha portato una palettina di Revolution perché dove era lei mi ha detto che c'erano un sacco di stand appunto con i trucchi di Revolution e questi sono i colori. La palettina è la Neutrals, penso si dica così, la numero 2. E niente, sono curiosissima e voglio troppo provarla in un video insieme a voi. Poi mi ha portato anche questa matita labbra, sempre di Revolution. Il colore è Takeover. Adesso ve lo faccio vedere. C'è scritto che è waterproof, longwear. E io pensavo di fare un video, magari la usiamo direttamente come rossetto. Questo è il colore, spero che si veda, e mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di provare anche questa. In realtà io sono andata anche da Sephora l'altro giorno a Monza e mi sono fatta un regalo che volevo troppo. E sto parlando della palettina di Kat, quella nuova. Sono stracontenta, l'ho già usata, però come facevo ad aspettare? E è bellissima, all'interno ha 8 colori, sono tutti scritti in spagnolo i nomi, quindi mi sa che non ve li starò a leggere. E questo è il packaging della palettina che è stupendo, cioè io lo adoro troppo. L'avrei comprata anche solo se, non lo so, l'avrei comprata anche solo per il packaging, veramente. Questo è l'interno della palettina. Con tutti i colori opachi, tutti sulle tonalità del rosa e mi piace tantissimo. L'ho già provata, quindi posso dirvi già che i colori sono un po' polverosi, però sono super pigmentati, si sfumano benissimo. Infatti questo trucco è realizzato con questa palettina. Tra l'altro il video uscirà su Instagram. Anzi, quando voi vedrete questo video, il video su Instagram sarà già uscito con il tutorial di come ricreare questo make-up e niente, mi piace tanto, davvero, sono super contenta di aver fatto questo acquisto. Costa perché costa 37 euro, io l'ho pagata meno perché avevo gli sconti di Sephora sulla carta, però la ricomprerei mille volte. Infine ci sono altre tre cosine che ho comprato. La prima è questa mini palettina di Bella Oggi, sempre sui toni del rosa, sono alquanto fissata, perché volevo farvi un video dove appunto mi trucco solo con i prodotti di Bella Oggi, che è un marchio italiano che a me piace un sacco e che non vedo usare nessuno, quindi volevo fargli un video dedicato e ho preso questa palettina che dovrebbe essere una palette completa secondo loro. Perché all'interno c'è il colore chiaro, il colore scuro e il top coat. C'è scritto anche qui sopra, non so se si vede. E comunque sono super felice. Cioè, davvero, voglio vedere se funzionano anche gli ombretti. Come in ogni mio video, la sfiga mi perseguita. È finita la memoria, ovviamente non suona, ma il mio telefono non me lo dice. Comunque niente, volevo farvi vedere questo lip topper di Essence, che è olografico e lilla. L'ho provato adesso sulle labbra per la prima volta con voi, anche se non registrava. E tralasciando il fatto che non mi piace questo colore col rosa, mi sembra un sacco carino. Mi avvicino un secondo.
Mi piace l'effetto, è un pochino appiccicosino, ma dovrebbe asciugarsi, quindi speriamo. Vi farò sapere. Ok, io vi saluto perché ho finito la batteria, ho finito la memoria, quindi è meglio che lo chiudo qua questo video. Se siete arrivate fino a questo punto, vi ringrazio tantissimo e vi ricordo di mettere like qua sotto per farmi capire che è una tipologia di video che vi piace. Anche se in realtà me ne sto già accorgendo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!